La puntata 49 di Senkal Cup potrebbe riservare diverse sorprese ai fan della serie. Infatti dopo il matrimonio tra Ida e Serkan e la dimostrazione d'amore di lui, ovvero di rinunciare alla sua art life per appoggiare il progetto di Ida in Italia, in casa Bolat potrebbe arrivare una piccola novità, ovvero un altro bambino. Una puntata emozionante la 48 di Senkal Cup, quella che ha visto la celebrazione del matrimonio tra Ida e Serkan. A Kazand, ovvero l'amore ha vinto, questo è l'hashtag che ha accompagnato i fan della serie durante la messa in onda della puntata, che ha visto anche l'Italia come protagonista. Infatti Ida e Serkan, per la luna di miele, sono andati a Portofino. Ovviamente tali scene non sono state girate in Italia, anche se i fan avrebbero voluto. La puntata ha visto anche Serkan affrontare i problemi con l'Art Life, l'azienda. Infatti, ha rischiato il fallimento e all'inizio si pensava che l'albergatrice dei Niz avrebbe potuto salvare lo studio di architettura. Ma alla fine non è stato così. Serkan si è trovato davanti a un bivio, scegliere la sua art life o appoggiare Ida nel suo progetto in Italia. Alla fine, il protagonista maschile della serie, ha dimostrato di non essere più il robot di una volta che pensa solo al lavoro. Serkan, infatti, ha scelto di abbandonare l'art life per appoggiare e finanziare il progetto in Italia di Ida e per questo motivo ha deciso di vendere le sue quote societarie. Ovviamente in questo modo è riuscito a salvare anche il suo caro studio di architettura. Ma come andranno le cose adesso? Serkan a chi avrà venduto le quote della sua società? Nella puntata 49 di Senkal Cup, in onda mercoledì 18 agosto su Fox Turchia. Sicuramente Serkan dovrà dire addio alla sua art life, ma in famiglia potrebbero esserci delle novità. Infatti Kiraz continuerà a martellare i genitori sulla stessa identica cosa, a scuola tutti hanno un fratello o una sorella a eccezione di lei. Quindi per i due genitori si presenterà questo problema. Ida, però, avrà alcuni malesseri, più che altro si addormenterà molto spesso e dappertutto. Si tratterà solo di stress oppure la ragazza aspetterà un altro bambino? Di questo non si ha ancora la certezza, però durante il finale del promo della puntata 49 la ragazza dirà al marito: ho un regalo per te. Lui, dopo averla guardata, rimarrà sbigottito. Ida sarà realmente incinta? L'appuntamento con Senkal Cup è per mercoledì 18 agosto in diretta su Fox Turchia. L'emittente televisiva è visibile, per l'Italia, sia sul sito ufficiale, che sul canale YouTube.